Dite forte però. Io. No, perché la sono da che? No, thank you.
bandiera! Benvenuti al 75esimo Toto, al 75esimo del gruppo Pini di Calvisano. Come è consuetudine, adesso ci saranno i tre interventi, prima del capogruppo, dopo del signor sindaco e infine il nostro presidente della Brescia. Non auguro tanto, chiamo qui vicino a me il capogruppo Migliorati Claudio per il suo intervento. anni, sono un bel po'. E il gruppo di Calvisano è nato come associazione d'arma per ricordare i caduti delle due guerre, ma poi pian piano si è evoluto, come tutti i gruppi alpini,
diventando un gruppo d'arma ma anche sociale, dando una mano a tutte le amministrazioni, sempre al fianco di chi ha bisogno in tutte le calamità che ci sono state nel nostro paese. Non ultimo, come vi ricordate, l'abbiamo appena passata, è quella del Covid. Ma io vorrei più che altro un pensiero a chi ci ha fondato nel 1948, che persone erano. Noi ne abbiamo conosciute quelle più giovani allora, eravamo giovani anche noi quando siamo entrati nel gruppo, quelli più vecchi che erano nati prima del Novecento o all'inizio del Novecento non li abbiamo conosciuti. Ecco, mi ricordo comunque che quelli che avevano appena fatto la guerra, che ci raccontavano, erano persone che non amavano molto parlare di quello che avevano fatto. E quando noi, mi ricordo verso il 70-75, andavamo alle riunioni che parlavamo del militare che avevamo fatto, pensavamo di aver fatto di Usaki, e loro ci dicevano, sì, c'è una bella urota. E questo me lo ricordo bene. E una cosa che mi è venuta in mente ieri mentre issavamo per la seconda volta la bandiera alla torre, perché il vento ce l'aveva strappata, voglio raccontare un episodio che mi è venuto in mente. Un nostro socio fondatore, eravamo all'Acli allora, come un venerdì sera, mentre avevamo fatto una riunione, siamo tirati un po' di due persone che discutevano e hanno alzato la voce, noi siamo tirati, guardiamo cosa dice. E questo era, c'era stata la festa del 4 novembre e si lamentava con quel signore che c'era in parte, gli diceva insomma bisogna almeno appendere un po' di bandiere il 4 novembre. Allora erano momenti, se vi ricordate, quelli più anziani come me, che di bandiere tricolori non ce n'erano molte in giro. E lui questo continuava a insistere, io lo conoscevo da un po' di tempo, era una persona molto calma, invece lì si era un po' infervorata. A un certo punto l'altro signore gli ha dato una risposta che ha un po' azzittito tutti noi che eravamo lì. Se lo Stato mi dà il balcone appendo la bandiera, se no io la bandiera non la appendo. Allora questo qua, che era Pierici, in bene abitava proprio lì, è rimasto lì un po' a sperare. Poi a un certo punto gli dice, ascolta, tu sei nato a Calvisano, abiti a Calvisano, che hai il balcone alla finestra o qualcosa, ma noi abbiamo solo una bandiera, abbiamo il tricolore e non abbiamo altra bandiera. E noi che eravamo seduti in parte, che c'erano vecchi come me, appena Pierì, lascia stacca le bandiere, ti conviene. Ecco, questo vuol dire, forse poi c'è rimasta questa cosa nel nostro DNA, per quello che abbiamo attaccato via tutte queste bandiere, forse non mi ricordavo più di questa cosa, ma ieri nel vedere a tirare sulla bandiera, vedendo la sua casa che abitava lì, e mi sono ricordato e ho detto chissà se da lassù ci vede, chissà come sarà contento a vedere il paese imbandierato così. Niente, e i nostri giovani hanno mantenuto questa cosa, perché come la bandiera si è rotta, si sono dati, non ho detto niente, si sono arrangiati loro e il pomeriggio l'hanno ritirata su. Ecco, io voglio ringraziare tutti quelli che sono qui presenti, che sono tantissimi, specialmente gli alpini, grazie di cuore, grazie al nostro sindaco, al vice sindaco, al nostro presidente sezionale, grazie a tutti. Bravo. Grazie Claudio per le parole che hai detto. Diamo al suo intervento il signor sindaco Ormentini Angelo. Grazie. Buongiorno a tutti, mi fa veramente piacere vedere così tante persone qua a Calvisano, quindi il mio compito è anche un onore fare il benvenuto a tutti quelli che vengono da fuori paese, fare il benvenuto al nostro gruppo degli alpini e a tutte le associazioni d'arma che questa mattina ci hanno voluto rappresentare. Qui con me c'è l'onorevole Cristina Almici, che è stata sindaco di Bagnolo, adesso vice sindaco di Bagnolo, ci ha voluto onorare, l'ingegner Caterina Lovo Gagliardi della provincia in rappresentanza anche dell'istituzione provinciale, per rendere omaggio alle penne nere che questa mattina ci hanno fatto l'onore di riempire in modo così allegro il nostro paese. Volevo ringraziare il gruppo locale, in modo particolare il presidente, mi fa piacere vederlo così emozionato, sono stati giorni intensi. Il gruppo degli alpini fa sempre far bella figura a tutti, quindi è facile poter descrivere le emozioni di questi giorni, vedere il nostro paese così ben ordinato, con il nostro tricolore che è esposto sulla torre, che qualche tempo fa è stata anche visitata dalle persone che hanno avuto piacere di poter salire proprio là dove il tricolore arriva, in alto, per rappresentare
il nostro paese, la nostra magnifica nazione. Io vorrei chiudere, per non rubare spazio al Presidente, ricordando, vedo dei cuscini che sono a memoria di alcuni nostri alpini che sono andati avanti, come nel gergo che si dice. Volevo porgere loro il nostro più cordiale e affettuoso abbraccio da parte della nostra comunità e dire a quelli che sono presenti, senza togliere nulla a nessuno, che Claudio e Franco sicuramente sarebbero orgogliosi di vedere il paese così pieno. Grazie per avermi dato la possibilità di salutare tutti. Buona giornata. Grazie, signor Sindaco. La parola adesso al nostro presidente Gian Battista Turini, che ha voluto essere qui per forza per farci un regalino. Caro Gianfranco, è un dovere, non... oltre che un piacere naturalmente essere qui con voi. Un saluto a tutte le autorità presenti, dal sindaco, grazie sindaco per le sue parole, alla rappresentante della provincia, all'onorevole Almici, grazie per la vostra presenza, grazie, un saluto anche alle forze dell'ordine, ai tanti alfieri che sono qui a rappresentare i nostri gruppi sparpagliati per tutta la nostra sezione, il nostro territorio, ai rappresentanti delle associazioni d'arma, di volontariato. Grazie a tutti gli alpini che hanno voluto essere qui presenti, un deferente omaggio agli alpini che sono andati avanti, che sono qui rappresentati dai loro familiari, che portano il cappello, simbolo dell'appartenenza alla nostra associazione. 75 anni per un gruppo alpini significano tanto, perché è un periodo di vita associativa che contraddistingue l'impegno e il lavoro di una componente di volontariato al servizio gratuito e disinteressato della propria comunità e delle attività promosse dalla sezione o dai vertici nazionali. Una vera e propria famiglia, come recita il tema della adunata nazionale di quest'anno. Alpini, la più bella famiglia, da cui abbiamo tratto lo slogan per lo striscione che porteremo a Udine: Alpini, ogni gruppo, una famiglia. Sì, perché a livello associativo ci consideriamo un'unica entità e a livello di gruppo che ci sentiamo più uniti quando ci troviamo a operare fianco a fianco per raggiungere da soli obiettivi in ambito locale o insieme a tutti gli altri in situazioni più impegnative fuori dai propri confini. Le Penne Nere a Calvisano hanno cominciato a esistere come entità alpina dal 1948 per iniziativa dei reduci delle due guerre mondiali e da allora la comunità calvisanese ha potuto beneficiare del prezioso contributo che un gruppo alpini può offrire in termini di lavoro volontario, ma anche come punto di riferimento per amor di patria, attaccamento alle tradizioni, senso civico ed esempio di solidarietà. Infatti, se all'inizio la motivazione poteva essere solo il ricordo dei caduti e una sorta di mutuo soccorso fra le famiglie dei reduci della guerra, dopo il terremoto del Friuli del 1976 fu coniato il motto «Ricordare i morti aiutando i vivi». E da allora non si contano le iniziative promosse per essere di aiuto a più ampio raggio a chi ne ha bisogno, intervenendo in occasione di calamità naturali e in ogni circostanza che richiedeva un gesto di assistenza e umana vicinanza. Gli alpini di Calvisano hanno fatto la loro parte in tanti progetti associativi, ma si sono particolarmente distinti in ambito locale, dedicando risorse umane e finanziarie a favore di altre associazioni benefiche o di attività socioculturali a beneficio di tutta la cittadinanza, con particolare riguardo agli anziani. E allora ecco che siamo venuti qui, oltre che per festeggiare il 75esimo anniversario, per dimostrare la nostra gratitudine e riconoscenza anche a questo gruppo che contribuisce a tenere vivi i valori che caratterizzano la nostra associazione. Dopo la pandemia sono finalmente riprese tutte le nostre attività.
Il 2023 è ripartito di slancio con le nostre manifestazioni interrotte solo dalla pausa pasquale. Anche oggi infatti vediamo che siamo qui in tantissimi. E domenica andremo a celebrare il centenario più uno di Caion Vico. Tra poche settimane andremo a Udine con tutte le nostre componenti, protezione civile, sanità alpina, cori, fanfare, a dimostrare la nostra grande organizzazione, la nostra civiltà ed educazione, alla faccia di chi ci ha voluto denigrare dopo la dunata di Rimini. Andremo a ribadire la nostra unicità, la nostra appartenenza alla grande famiglia alpina, il nostro spirito di corpo che ci fa sentire tutti fratelli sotto il cappello con la penna e il tricolore. Andremo a ricevere la riconoscenza del popolo friulano che non ha mai dimenticato l'opera degli alpini a fianco della gente locale nella fase della ricostruzione. Sarà come sempre una grande festa e un'attestazione di amore di patria. Viva l'Italia, viva gli alpini! Grazie Presidente. Adesso riprendiamo la sfilata che ci porterà alla Santa Messa alla parrocchiale.
stavo cercando. Adesso è bene, adesso è bene.